Innanzitutto grazie per l'organizzazione della serata, ecco, insomma, vi vedo numerosi, sono già stato in questa saletta, mi fa piacere vederla piena, insomma, quindi vuol dire che c'è interesse. Ecco. Di solito quando si parla di finanziamenti comunitari o regionali, no, c'è la parolina magica, finanziamenti, in genere ecco, è qualcosa che di solito suscita sempre un po' l'interesse, no? E, allora questa sera non so se in fondo mi sentite o se sono un po' giù di voce perché oggi ho parlato un po'. Comunque ecco, questa sera allora parliamo un po' del Porfesra. Che cos'è il Porfesra? Allora, Porfesra è una delle tante sigle, no, che l'Unione Europea assieme alla regione così crea, ma sta poi a significare appunto un fondo di finanziamento che è di derivazione comunitaria ma di gestione regionale. Non so quanti di voi conoscano i fondi strutturali. I fondi strutturali sono dei fondi, grazie. Sono dei fondi che diciamo, derivano da una programmazione comunitaria concordata poi con gli Stati membri e le regioni e servono per rafforzare appunto strutturalmente, come dice il nome, le singole regioni europee. Quindi posta per piano operativo regionale. Il piano operativo regionale è sostanzialmente il documento, è un documentone, ce l'ho anche qui, poi se volete lo scorriamo assieme, nel nostro caso di oltre 300 pagine, che dettaglia per filo e per segno quali sono gli interventi che la nostra regione, nel nostro caso, andrà a fare grazie al sostegno diciamo delle provvidenze comunitarie. Quindi sono fondi che per il 70% hanno una dotazione di fondi comunitaria, cioè l'Unione Europea ci mette il 70% dei fondi. Il restante 30% è suddiviso tra regione e Stato membro. Bisogna dire, sì, nel caso dell'Italia lo Stato non ci mette più tantissimo, insomma, ecco, siamo sull'ordine del 5% forse. Quindi il grosso viene dall'Unione Europea e diciamo dalla regione. Allora, il processo attraverso il quale si arriva alla definizione del piano operativo regionale è abbastanza complesso, penso non è così il tema della serata. Ad ogni modo intervengono sia la Commissione Europea, il Parlamento, gli Stati membri e i governi regionali. Esiste una sorta, chiamiamola, di lista della spesa, lo dico così per farmi capire, da cui ogni regione, in base agli assi, alle misure e ad altri criteri, sceglie gli interventi che sono maggiormente necessari o che reputa maggiormente necessari per la propria regione. Quindi, per esempio, gli assi che vediamo non sono degli assi generali, quindi sono dei macro temi, che però, scusate, le cose. Quindi sono degli assi che sostanzialmente sono analoghi in tutta l'Unione Europea, però poi la declinazione dei singoli assi in misure, quindi in interventi, dipende molto dalle scelte di politica regionale. Il FESR è uno dei quattro fondi strutturali, cioè sono fondi appunto europei ma gestione regionale, assieme all'FSE, che probabilmente già conoscete, quindi il Fondo Sociale Europeo, assieme al FEASR, c'è una in più, che è il fondo diciamo, che si occupa sostanzialmente di interventi in agricoltura, più noto con il nome di PSR, Piano di Sviluppo Rurale, e poi con uno strumento per l'economia marittima. Qual è la differenza tra questo tipo di fondi e altri tipi di programmi comunitari? Diciamo,
fondi strutturali sono dei fondi che si chiamano a gestione indiretta, cioè pur avendo una parte di dotazione finanziaria dalla Commissione Europea, in realtà poi sono gestiti nella parte attuativa dalle singole regioni, dalle oltre 300 regioni europee, quindi sono diversi tra loro. Quindi se noi andiamo in Friuli Venezia Giulia avremo un po' diverso, se andiamo in Lombardia avremo un po' diverso, se andiamo in Emilia Romagna avremo un po' diverso, se andiamo in Slovenia, regione diciamo slovena, avremo un po' diverso, se andiamo in Carinzia, cioè quindi ogni regione ha un suo po', cioè i POR sono i piani operativi regionali delle singole regioni europee, quelle dell'Unione Europea. I paesi invece in via di adesione o al di fuori dell'Unione Europea che abbiano intrapreso diciamo un percorso di, come dire, di partnership con l'Unione Europea invece godono di una serie di fondi di tipo diverso. Allora, il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale è il fondo più ricco tra i quattro che vi ho citato, perché è quello che appunto permette lo sviluppo, cosiddetto sviluppo regionale. Come dicevo, la differenza con i fondi diretti è che i fondi diretti sono gestiti direttamente dall'Unione Europea, dalla Commissione, i progetti, comunque vengono pubblicati dei bandi, per cui i progetti vengono inviati direttamente alla Commissione Europea e c'è una gestione appunto diretta da parte della Commissione o delle sue agenzie. Questi sono appunto a gestione indiretta o decentrata perché sono gestiti a livello locale. Allora, la logica delle due grandi tipologie di fondi è diversa, cioè mentre i fondi a gestione diretta in genere premiano, come dire, essenzialmente il merito del progetto, cioè si parla di innovazione, in genere vengono premiati i progetti migliori in quel campo, si parla di sociale, i progetti migliori nel campo sociale, si parla di ambiente, no? Progetto migliore in campo di ambiente. A livello di POR-FESR, la logica diciamo è sempre basata sul merito, però viene temperata dalle priorità che la regione, insomma, i governi regionali ritengono importanti in quel momento. Per cui anche la dotazione nei singoli bandi può essere, come dire, non esaltante se confrontata per esempio con un programma, adesso mi viene in mente Horizon 2020 per l'innovazione, piuttosto che un COSME, piuttosto che anche dei LIFE, cioè sono progetti che devono sviluppare, dare dei sostegni al territorio un po' in tutto il suo insieme, per cui se prendiamo l'asse 1 ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione, lo scopo è quello di fare in modo di estendere il più possibile l'intervento, quindi il finanziamento, al numero piuttosto consistente di enti o imprese sul territorio per fare massa critica. I fondi diretti invece hanno una logica diversa, cioè concentrano le risorse in alcuni progetti numerosi, ma come dire, senza una particolare attenzione a un territorio. Quindi in realtà nei fondi diretti tutti entrano in competizione a livello comunitario. A livello di POR-FESR solo i soggetti, diciamo, operanti e residenti in Veneto, nel nostro caso come una regione. Questa era un po' un cappello introduttivo, ecco, per farvi capire alcune logiche. Poi ecco, volevo spendere ancora una parola prima di entrare nel dettaglio, cioè spesso si sente dire ma l'Italia, il Veneto, no? diamo molto, contribuiamo molto al budget, al bilancio comunitario, riceviamo poco o meno di altri, cioè, allora, a parte che bisognerebbe trovare dei criteri omogenei di valutazione, insomma, di queste affermazioni, perché per esempio attirare sul territorio 1 milione di euro quando per esempio si ha un partner da solo, cioè effettivamente 1 milione che arriva sul territorio, se c'è un progetto con 10 partner di cui magari 8 sono extra regione o extra Italia addirittura, comincia a porre dei problemi, insomma, di valutazione
su quanti soldi effettivamente arrivino al territorio, quindi già qui è difficile, insomma. In realtà i fondi indiretti come il POR FESR vengono, come dire, l'allocazione segue dei precisi criteri, da un lato statistici e dall'altro politici, cioè sono dei fondi che vengono allocati alle singole regioni a seguito di varie trattative in base a dei criteri abbastanza, diciamo, oggettivi, quali sono il reddito pro capite, il PIL, il tasso di disoccupazione. Quindi questo tipo di fondi a livello generale sono più ingenti laddove le regioni sono più povere, se vogliamo metterla così in termini molto semplici. Per cui è chiaro che nelle regioni del centro-est Europa, nel mezzogiorno d'Italia, in alcune zone della Spagna o anche dell'Irlanda, o quindi nelle regioni periferiche, le dotazioni finanziarie per questo tipo di fondi sono più importanti rispetto a delle regioni che sicuramente hanno sofferto della crisi economica, insomma, tuttora stanno soffrendo, però che hanno comunque, cioè che partono comunque da dei livelli di sviluppo decisamente più alti. Quindi, semplificando, non fermiamoci solo sul POR FESR, che è il, così un po' l'obiettivo della serata, ma allarghiamo il nostro orizzonte anche ad altri tipi di fondi diretti. Per esempio, appunto, si diceva Horizon per la ricerca per l'innovazione, il COSME per la competitività delle imprese, che pur, diciamo, non avendo una connotazione geografica precisa, cioè non dando dei soldi specificamente per un territorio, in realtà sono più facilmente accessibili dalle zone, diciamo, dell'Europa occidentale, perché abbiamo un livello di sviluppo tecnologico, sociale, ambientale, energetico più elevato. Okay? Ecco, detto questo, allora, di quanti soldi parliamo? Parliamo di circa 600 milioni di euro per il Veneto. Per farvi capire, allora, dunque, tolti circa un'ottantina di milioni che vanno, insomma, poi per, diciamo, l'asse di assistenza tecnica, diciamo, di fatto poi disponibile abbiamo circa un 520 e 550 milioni, adesso vedremo la regione che indicazioni darà. Per farvi un paragone, ecco, ci sono regioni, per esempio, come la Calabria, che gode circa 3 miliardi, insomma, di POR FESR, sempre in base a quello di cui si dice. Poi un conto naturalmente a godere di un certo livello di finanziamento, un conto poi anche a saperli spendere, per questo è anche un altro discorso. Comunque, ecco, rispetto al precedente settennato, voi sapete che il ciclo budgetario della Commissione Europea è di 7 anni, adesso siamo nel periodo 2014-2020, però il POR FESR è sempre sfasato di 2 anni, non perché ci siano dei ritardi particolari, ma perché è così, insomma. Perché cioè, mettere in piedi tutta la macchina, diciamo, di implementazione richiede circa un paio d'anni. Quindi dicevo, sostanzialmente rispetto appunto all'edizione precedente, il Veneto in realtà ha incrementato il numero di fondi a disposizione, perché passiamo da circa un 400, cioè tolta, diciamo, l'assistenza tecnica, passiamo da 450 milioni di euro a un 520, quindi abbiamo 70 milioni di incremento. Questo è un po' il bonus, perché probabilmente molti fondi sono, cioè tutti i fondi sono stati o spesi o comunque allocati, ecco. Poi chiaramente su considerazioni di qualità della spesa, insomma, lascio le considerazioni anche a voi. Allora, come si struttura? Il POR FESR si struttura in assi, che sono quelli che vedete qui elencati. Gli assi rispondono alle grandi politiche, alle grandi macro temi che l'Unione Europea, diciamo, propone, e che poi tra l'altro ritrovate sostanzialmente in quasi tutti i programmi comunitari. Cioè, queste parole d'ordine, o mantra, o assi, chiamateli come volete, li ritrovate in una sterminata tipologia di programmi comunitari.
e sono un po' la traduzione delle politiche dell'Unione Europea. Quindi si parla di ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione come chiave per rendere, diciamo, più competitiva, insomma, la nostra economia, la nostra società. Poi c'è l'Evergreen, no? L'agenda digitale, quindi tutto ciò che ha a che fare con il rafforzamento della, diciamo, della capacità digitale in tutte le sue declinazioni, la competitività dei sistemi produttivi, qui dentro c'è una serie di interventi di vario tipo, soprattutto a favore delle imprese. Abbiamo poi l'asse energia, energia sostenibile naturalmente, qui è stato aggiunto qualità della vita, rischio sismico e idraulico, facciamo lo sviluppo urbano sostenibile e la capacità amministrativa istituzionale. Allora, volevo preannunciare che il 18 dicembre ci sarà un tavolo di partenariato a Venezia in cui verranno convocate varie, insomma, penso sia, adesso non so se sia chiuso o aperto a tutti, comunque verranno convocate varie associazioni di categoria e non, insomma, interessate al così, in cui verrà data una prima enunciazione abbastanza specifica dei prossimi bandi che sono previsti per fine gennaio, inizio febbraio. In effetti, insomma, sono curioso anch'io, perché quello che vi sto dicendo è una presentazione un po' standard, sto usando una presentazione un po' standard della regione, che forse per qualcuno, qualche aspetto può essere anche un po' datata, ma la regione negli ultimi mesi è stata molto blindata, insomma, su tutto quello che sono i contenuti, ecco, dei prossimi bandi. E, ecco, però, insomma, poi passaggio per passaggio farò, diciamo, un po' degli aggiornamenti e poi vi farò vedere anche un aggiornamento un po' che schematico, insomma, su alcuni di questi aspetti. Allora, questa è un po' l'allocazione finanziaria, qui i numeri, insomma, possono variare, adesso sono circa appunto 600 milioni, come vi dicevo, e, ecco, al netto l'assistenza tecnica sono 575, ecco, voi vedete che gli assi più importanti, adesso al di là, diciamo, dell'esattezza fino alla virgola delle cifre, sono l'asse 1 e l'asse 3, quindi parliamo di ricerca e innovazione e competitività dei sistemi produttivi. Subito dopo viene l'energia e lo sviluppo urbano. Quindi, questi sono dei temi che sono stati ritenuti prioritari non solo a livello comunitario ma anche a livello di regione. Allora, adesso passiamo in rassegna più in dettaglio quali sono gli obiettivi tematici, autista per obiettivi tematici, all'interno dei vari assi. Allora, gli obiettivi sono, diciamo, ciò che ci si prefigge costantemente di raggiungere con le misure che si andranno a finanziare. Misure che poi si traducono, vedete, ecco, quei numeretti, si traducono in bandi. Alla fine, quando voi andrete a vedere, insomma, i bandi, troverete bando, non so, misura 1.2.1, per esempio, sostegno in particolare la ricerca, e poi tutto, diciamo, quindi la descrizione del bando, le schede tecniche, la dotazione finanziaria, i regolamenti. Quindi si parte dalle macropolitiche degli assi, si passa agli obiettivi tematici e poi si arriva alla misura che di fatto coincide con il bando. Nell'asse 1 l'obiettivo è quello, appunto, di rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione con una prima misura che mira a potenziare le infrastrutture di ricerca e di innovazione, a sviluppare l'eccellenza nella ricerca e innovazione, a promuovere centri di competenza. Quindi il bando verterà sul sostegno alle infrastrutture della ricerca considerate critiche e cruciali per i sistemi transeuropei nazionali e regionali. Quindi ci sarà un primo bando su questo.
sempre obiettivo tematico 1 invece ci saranno misure per la come dire, a favore sostanzialmente delle imprese, quindi rafforzare ricerca e sviluppo tecnologico, però sotto un'altra veste, sotto un altro punto di vista, no? Quindi sostanzialmente si ritiene che promuovendo appunto gli investimenti delle imprese, sviluppando i collegamenti e le sinergie tra imprese, centri di ricerca e settore educativo, si possono ottenere, ecco, dei benefici di tipo economico e delle ricadute anche sociali per la società, per cui verranno sostanzialmente incentivate un po' tutte quelle attività che vedete descritte nella slide, cioè sostanzialmente la promozione degli investimenti in prodotti e servizi, trasferimento di tecnologie, promozione sociale, innovazione, applicazione dei servizi pubblici, insomma, tecnologie chiave. Poi concretamente come si concretizza? Si concretizza con i bandi che vedete nei numeretti da 1 a 4, quindi verranno dati incentivi alle imprese per l'impiego di ricercatori, quindi dottori di ricerca o laureati magistrali con profili tecnico-scientifici in particolare. Sostegno per l'acquisto di servizi per l'innovazione tecnologica, strategica, organizzativa e commerciale delle imprese, cioè nel primo caso proprio incentivi all'assunzione diretta di figure professionali di livello medio-alto, nel secondo caso acquisto di servizi, diciamo, di professionisti o di sì, sostanzialmente i professionisti sono dell'innovazione tecnologica, strategica, organizzativa, quindi pagamento sostanzialmente di anche di attività consulenziali, insomma, specializzate. Poi sostegno alle attività collaborative di ricerca e sviluppo per lo sviluppo di nuove tecnologie sostenibili e di nuovi prodotti e servizi. Le attività collaborative possono essere attività di collaborazione tra aziende o tra aziende e centri di ricerca, ad esempio università, per sviluppo di tecnologie sostenibili, prodotti e servizi. Ecco, comunque c'è la parolina sostenibile. E poi infine abbiamo il non poteva mancare, sostegno, creazione e consolidamento delle famose start-up innovative di ad alta intensità di applicazione di conoscenza e poi con gli spin-off. Start-up e spin-off, no? Sentono spesso questi anglicismi. Startup è la neo-impresa, se volete in italiano, cioè una nuova impresa. Si differenzia dalla spin-off. La spin-off in genere è un'azienda che ha una genesi, chiamiamola universitaria, cioè un gruppo di ricercatori, uno o due, si stacca dall'università o dal centro di ricerca e in genere sulla base di una ricerca o di un brevetto generato all'interno di una struttura accademico di ricerca, cerca di mettere a frutto questa conoscenza in maniera commerciale, quindi crea un'azienda che per i primi anni ha come maggior committente l'università o il centro di ricerca stesso, poi man mano chiaramente si differenzia, quindi spin-off, quindi si stacca proprio. La startup invece è semplicemente un'azienda nuova, che insomma, nuove aziende ne sono, cioè, sono sempre esistite, insomma, oggi ha una connotazione più, diciamo, legata al mondo dell'innovazione, no? Uno sente startup e pensa subito alle app o alle... Ci sono anche neo aziende che operano in settori molto tradizionali, si può operare in settori molto tradizionali in maniera innovativa oppure in maniera innovativa, cioè, oppure in settori molto innovativi anche in maniera tradizionale. Però diciamo, quello che riunisce il tutto è anche quella parolina che voi vedete scritto alla fine, cioè strategie di specializzazione intelligente. Che cos'è? È una traduzione dall'inglese di Smart Specialization Strategy. Se volete una traduzione in linguaggio papabile, sono politiche industriali regionali. Cioè, a livello comunitario... si è, come dire, si è deciso di
fare in modo che ogni regione si doti di una strategia di specializzazione intelligenza. Cosa vuol dire? Vuol dire che non si può essere tuttologi e che siccome le risorse sono limitate, per non dire scarse, bisogna concentrarsi su alcune priorità che sono ritenute più positive, suscettibili di maggiore ricadute per la regione in questione. E eccola qua. Quindi sostanzialmente ogni regione è stata invitata a dotarsi di una strategia di specializzazione intelligente, trovate anche quella del Veneto nelle pagine della regione Veneto dedicate esplicitamente, e alla fine dopo un lungo e arduo processo di consultazione, ecco, sono stati trovati 4 macro settori che sono veramente macro e su cui dovrebbero andare a convergere anche la maggior parte dei finanziamenti di questo tipo, cioè il Power Phase. Quindi parliamo per esempio di di benessere, parliamo di agroalimentare, parliamo di settore creativo. Adesso lascio a voi, ecco, poi di esplorare questi settori. Comunque, diciamo, c'è un legame tra quello che dovrebbero essere delle politiche, chiamiamole industriali, o delle politiche, diciamo, produttive regionali e questi fondi. Passiamo poi alla C2, l'agenda digitale, no? Che si sente spesso parlare anche a livello nazionale. Come vedete, poi certe parole d'ordine, come dire, ritornano, no? Sia nel linguaggio nazionale che regionale che comunitario, perché poi alla fine si tratta sempre un po' delle stesse politiche declinate in maniera diversa a livelli diversi. Quindi miglioramento dell'accesso alle telecomunicazioni e l'impiego, la qualità alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione sarebbe, nonché l'impiego e la qualità delle medesime. Allora, quindi qui si parla di diffusione della banda larga e lancio delle reti ad alta velocità. Quindi la misura prevede un contributo per l'attuazione del progetto per la banda larga, quindi con una serie di interventi programmati per assicurare ai territori connessione ad almeno 30 megabyte. Sostanzialmente qui si parla di interventi per la creazione proprio infrastrutturale di fibre ottiche o altri sistemi diciamo, per accelerare la banda larga. Poi si parla di neutralità tecnologica, insomma, questo ha a che fare con il fatto che non esiste solo la fibra ottica, esistono anche altre tecnologie che possono portare l'internet, per esempio c'è l'internet satellitare o altre tecnologie, per cui diciamo deve esserci anche una certa neutralità. Avanzando c'è 2.3.1, quindi commercio elettronico e quindi soluzioni tecnologiche per l'alfabetizzazione e inclusione digitale, acquisizione di competenze avanzate da parte delle imprese e sviluppo di nuove competenze ICT, quindi nell'Information Communication Technology, nonché per stimolare appunto la diffusione delle stesse, eccetera. Allora, mentre il primo è un intervento prettamente sulle infrastrutture, quello intervento che riguarda sì lo sviluppo di soluzioni tecnologiche, ma che hanno un fine, se vogliamo, sociale, quindi l'eliminazione del cosiddetto divario digitale, no? Il digital gap e la cosiddetta alfabetizzazione digitale, no? Perché in base alle statistiche, che non so se fosse citato anche l'assessore prima, ma alcune fasce di popolazione, o per età o per livello educativo o per diciamo per altri criteri, ecco, sono escluse un po' dall'utilizzo del digitale. Insomma, questo chiaramente, per esempio, nel momento in cui anche la pubblica amministrazione, così come le imprese, come dire,
puntano, investono sempre di più in termini di servizi o di vendita di prodotti nel digitale, ecco che il fatto di avere una parte della popolazione che ne è esclusa o perché non la sa usare o perché non può usarla, se pensiamo anche ai disabili, ecco che diventa importante, insomma, anche un intervento di questo tipo. E, ecco, sull'agenda digitale vedete ci sono altre misure, quindi miglioramento e rafforzamento delle applicazioni per tutta una serie di attività che vanno sotto il nome, ecco, di alcune parole inglesi, no? Il governance, il learning, inclusion, pista per elettronica, no? Come avete capito. Quindi il, come dire, la gestione del rapporto tra amministrazione e cittadino per via telematica, il fatto di imparare a distanza o apprendere a distanza, no? L'inclusione e anche ecco, per esempio la gestione anche del, non so, delle cartelle cliniche tramite sistemi digitali. Quindi tutte queste misure vanno da soluzioni tecnologiche per rinnovare i processi interni, in questo caso la pubblica amministrazione, in particolare si parla di giustizia ma non solo, ad altre soluzioni tecnologiche per realizzare una serie di servizi appunto integrati, progettati anche con cittadini, imprese e applicazioni per esempio per l'e-procurement, che sarebbe poi l'appalto digitale, sostanzialmente, cioè la gestione delle gare d'appalto, per esempio sono anche il MEP, il mercato elettronico della pubblica amministrazione per via digitale. E poi ecco, interventi per fare in modo che le banche dati pubbliche siano interoperabili. Sapete che molto spesso abbiamo molti dati, molte banche dati, ma che non parlano tra loro. Andiamo all'asse 3, questo è forse quello più, assieme all'asse 1, anche più dotato finanziariamente, quindi a crescere la competitività delle piccole e medie imprese. Qui ci sono delle opportunità per le piccole e medie imprese che, come dire, che vorrebbero aiutare le stesse a promuovere che cosa? L'imprenditorialità, però facilitando lo sfruttamento economico di nuove idee e promuovendo la creazione di nuove aziende anche tramite incubatori. Quindi l'idea qual è qui? Cioè di dire, bisogna promuovere il rafforzamento e anche la nascita di nuove imprese, però che siano basate su delle idee innovative, su delle idee forti, per cui abbiamo un primo intervento di supporto alla nascita di nuove imprese, e qui viene specificato anche sia attraverso incentivi diretti, sia offerte di servizi, o anche interventi di microfinanza, non si vede la microfinanza, la branca della finanza sostanzialmente che eroga delle piccole somme a prestito per delle attività che possono avere, diciamo, degli investimenti iniziali limitati, ma che però possono avere, diciamo, delle ricadute nel medio lungo periodo abbastanza alte. È qualcosa che è nato soprattutto nell'ambito della cooperazione con i paesi in via di sviluppo, però diciamo è stata un po' reimportata anche nei paesi, diciamo, europei, comunque occidentali, come forma di incentivo alla nascita di attività o per strati sociali disagiati o anche per nuove imprese che però non richiedono un investimento di capitale iniziale molto alto. Questa è una particolarità. E poi c'è il supporto a soluzioni ICT nei processi produttivi delle piccole e medie imprese, con riferimento particolare al commercio elettronico, cloud computing, no? Il cloud, la nuvola, no? Sapete, quando avete Google Drive, ecco, quello è il cloud computing, cioè il fatto di stoccare, di utilizzare, ecco, una serie di dati non su un supporto, diciamo, fisico qui all'interno del computer, ma da altre parti, insomma, questo semplificato al massimo, è molto alto, ma insomma, manifattura digitale, no? Pensiamo alla stampante in 3D, sicurezza informatica, quindi interventi di questo tipo. Abbiamo poi, sempre continuando con questa asse che vedete è molto importante, abbiamo il sostegno al riposizionamento competitivo, alla capacità di adattamento al mercato,
all'attrattività per potenziali investitori dei sistemi imprenditoriali vitali delimitati territorialmente, cioè questo stanziamento è un aiuto, tradotto in parole povere, al riposizionamento delle nostre imprese a seguito, diciamo, della crisi economica, quindi cercare di fornire degli strumenti per fare in modo che le nostre imprese, ecco, si riposizionino o di segmento su mercati diversi o con prodotti diversi o con processi diversi, insomma, in questa, diciamo, nuova fase. E poi abbiamo il supporto allo sviluppo di prodotti e servizi. Che abbiano diciamo, a che fare anche con la cultura e la natura di un territorio, quindi cultura e natura viste non più solo come, diciamo, elementi caratterizzanti una cultura o un ambiente, ma anche come possibile fonte, diciamo, di impiego e di competitività delle imprese, no? Quindi qui si parla un po' anche, non so, della valorizzazione dei parchi naturali, delle bellezze paesaggistiche, si parla di turismo anche, se vogliamo, e integrazione delle imprese, delle varie filiere, quindi culturali, turistiche, infatti vedete, creative, dello spettacolo, delle filiere, dei prodotti tradizionali e tipici, anche perché non dimentichiamolo, per il Veneto il turismo è la prima voce del PIL. Un po' più lontano, per una regione frutturiera come la nostra, il turismo è la prima voce del PIL. Ecco, sì, c'è Venezia, ma non solo, insomma. Quindi, ecco, poi vedete, altro ancora, sostenere la competitività delle imprese nelle destinazioni turistiche, quindi qualificazione dell'offerta, innovazione prodotto e servizio, strategica e organizzativa, poi progetti di promozione dell'export, ecco, partecipazione all'export, insomma, ormai è un po' vecchiotta come cosa, però progetti di promozione dell'export destinati a imprese e loro forme aggregate, quindi incentivi anche, cioè incentivi, attività di promozione dell'export che caratterizza un po' la nostra impresa, e anche incentivi all'acquisto di servizi e supporto dell'internalizzazione delle piccole e medie imprese, cioè l'azienda vuole internazionalizzarsi, vuol dire localizzare, vuol dire aprirsi e presidiare mercati diversi da quelli nazionali o regionali, ecco che allora c'è un incentivo anche all'acquisto di servizi a supporto di questo. E dulcis in fondo per l'asse 3, ecco, questo è quello che di solito piace, diciamo, un po', che forse è più anche comprensibile per molti imprenditori, aiuto per gli investimenti in macchinari, impianti, beni intangibili. Cosa sono i beni intangibili? Per esempio i brevetti, per esempio, vabbè, le conoscenze insite in un'azienda, tutto ciò che poi di fatto può essere il pacchetto clienti, può essere tutto ciò che poi di fatto rende effettivamente di valore un'azienda oggi, cioè non è tanto i metri quadri di capannone, no? O il numero di macchinari che sei in azienda, ma è ciò che di intangibile l'azienda riesce, quindi patrimonio di idee sostanzialmente, che un'azienda ha al suo interno, che poi si trasformano in prodotti e servizi, insomma. Sapete che le prime 500 aziende per fatturato nel mondo, prendete per esempio la classifica di Fortune, 15 anni fa non esistevano, e il 99% di queste sono basate sullo sfruttamento, appunto, di beni intangibili. Pensate solo ai grandi colossi dell'ICT, insomma, da Google a Facebook, dice: ma cosa vendono questi? Google come fa i soldi? Una volta pubblicità, una volta, adesso il grande business non ha più la pubblicità, ma è la vendita di dati aggregati. Sapete, una metadata, quindi ogni volta che noi, io compreso, voi fate un'azione su internet,
piace, non mi piace, mando una mail, mando un messaggio, faccio una ricerca. Tutto questo, o comunque la maggior parte di questo, va confluito in dei database aggregati che poi vengono venduti alle società di marketing o delle aziende direttamente, per cui possono fare la loro campagna di marketing targetizzata. E queste informazioni valgono oro, infatti questa è la prima voce di bilancio di Google, Facebook, Twitter, eccetera. La seconda è la pubblicità, che in effetti uno dice, ma come fanno a guadagnare? Ma io vado in clicco e non, cioè, non è che devo pagare ogni volta che faccio una ricerca, giusto? All'inizio era così, no? Cioè, è curioso, non so se ricordate, c'era un'azienda che si chiama AOL, la prima azienda americana che ha creato un sistema di posta elettronica accessibile a tutti, e per avere un account di posta elettronica si pagava anche 200-300-400 dollari. Oggi chi pagherebbe per avere un account di posta elettronica? Nessuno, probabilmente. Pure. Quindi ecco, questi sono i beni intangibili, e anche per la riorganizzazione e ristrutturazione aziendale. Ah no, non era finito, scusate, c'era anche... Beh, questi sono assi soprattutto che riguardano appunto il potenziamento del sistema delle garanzie pubbliche, quindi diciamo un po' il sistema di confidi, diciamo i sistemi di garanzia e controgaranzia per le imprese, e poi il contributo allo sviluppo del mercato di fondi di rischio, di capitale di rischio. Ecco, voi sapete che diciamo, il nostro sistema del credito, insomma, non è particolarmente brillante se confrontato con altri sistemi del credito a livello internazionale, e una delle PEC, che una delle cose che più manca nel nostro paese è l'esistenza di adeguati fondi di capitale di rischio, cioè fondi che investano in idee più che in aziende che possano fare garanzie. E questo tipo di fondi li trovate soprattutto nei paesi anglosassoni, adesso pian pianino cominciano anche da noi, però diciamo, ecco, questa è una delle misure che dovrebbe incentivare anche l'utilizzo di questi fondi, cioè fondi fatti per finanziare chi ha tante idee e pochi, e pochi mezzi. E, ecco, voi sapete che per esempio un inventore, così vi faccio un piccolo per alleggerire un attimo, perché so che sono argomenti anche un po' pesanti, sa. Sapete che l'inventore del microprocessore è un vicentino, ingegner Faggino, il nostro conterraneo, che però per insomma, dopo aver bussato a varie porte è andato negli Stati Uniti e ha fondato l'ST Microelectronics. Ecco, così. Ecco, magari avendo avuto un fondo di capitale di rischio qui, forse potremmo vivere solo di royalties oggi, insomma. Cioè, diciamo, sono strumenti che si possono sembrare un po' così, magari anche lontani dalla realtà nostra di tutti i giorni, però in realtà poi se ci pensiamo bene, se abbiamo un adeguato sistema del credito, vuol dire un sistema di finanziamento privato che funzioni, un sistema pubblico del credito che ugualmente funzioni, probabilmente diciamo avremo molte più soddisfazione anche dal punto di vista anche della nascita di nuove imprese, dal punto di vista economico. Cioè. Ecco, quindi l'asse 3 avete visto è quello più ricco, poi c'è l'asse 4, quindi parliamo di energia sostenibile e qualità della vita, quindi incentivi per la riduzione del consumo energetico e emissioni di gas serra, sostanzialmente delle imprese e delle aree produttive, comprese l'installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili per l'autoconsumo. Quindi sostanzialmente l'azienda che vuole dotarsi di pannello fotovoltaico, l'impianto geotermico, la coibentazione per l'autoconsumo, però non per la vendita, può trovare delle risposte anche in questo. Tra l'altro, nella scorsa edizione c'era, ecco, l'incentivo, per esempio, dava un che era gestito da Veneto Sviluppo, che è la finanziaria della regione a cui poi spesso tecnicamente vengono affidati questi bandi, non tutti, ma la maggior parte sì.
dava un incentivo, all'epoca si chiamava misura 3.2.1 perché era l'asset 3, quello dell'energia, adesso è il 4, dava un incentivo che dava il 23% a fondo perduto su una misura, diciamo, analoga a questa, e il restante 77% era diviso invece tra tasso zero e tasso agevolato, insomma, concordato con una serie di banche che sono anche soci di Ventino. Adesso non posso anticiparvi, perché non li so, e probabilmente nemmeno in regione lo sanno, quali saranno le percentuali di finanziamento, di cofinanziamento, se c'era più fondo perduto, più tasso di tasso zero, eccetera. Però diciamo, generalmente, proprio per la logica di cui dicevo all'inizio, cioè il fatto di cercare di ampliare più possibile sul territorio di interventi di questo tipo, la parte a fondo perduto non è mai estremamente consistente, così come invece nei fondi diretti. Si mira piuttosto a creare dei fondi di rotazione che diano dei tassi zero o dei tassi agevolati. Ciò non toglie che per alcuni assi particolari ci saranno sicuramente degli incentivi a fondo perduto, però questo poi dipende dai singoli bandi, non c'è una regola generale come in certi programmi, non so, ti do il 70, ti do il 50, ogni bando fa un po' storia a senso. Ecco, altre misure sull'S4 sono appunto promozione dell'ecoefficienza e riduzione dei consumi di energia primaria negli edifici, nelle strutture pubbliche, quindi abbiamo interventi di ristrutturazione di singoli edifici o complessi, installazione di sistemi intelligenti di telecontrollo, e tutto quanto, ecco, può consentire l'ottimizzazione dei consumi energetici. E poi c'è il discorso dell'illuminazione pubblica, quindi soluzioni tecnologiche per ridurre i consumi energetici, lampioni a LED, per essere molto, molto concreti. E poi c'è il discorso, l'intervento 4.3.1, quindi reti intelligenti di distribuzione dell'energia, che cosa sono queste smart grid, cioè queste reti di distribuzione dell'energia, perché sono importanti? Perché oggi sempre più si va verso una produzione energetica decentrata, okay? Cioè il fatto che un'azienda, un'abitazione, un quartiere disponga di un sistema di generazione fotovoltaico, di cogenerazione, significa che la produzione di energia non è più centralizzata in poche centrali, ma è diffusa sul territorio. Ovviamente questo deve essere razionalizzato, cioè se in un punto ha una produzione di energia in eccesso deve essere convogliato lì dove ne ho bisogno, sia a seconda anche dei picchi stagionali, di quegli orari o delle capacità produttive. Ecco che è necessaria la rete intelligente, cioè la rete che distribuisce l'energia in base appunto a dei criteri di fabbisogno e necessità. Ecco, poi promozione dell'efficientamento energetico tramite teleriscaldamento, telerinfrescamento e impianti di cogenerazione e trigenerazione. C'è anche questo. 5. Rischio sismico idraulico, adesso vado magari un po' più veloce perché forse è stato un po' addormentato, no, so che insomma l'ora è anche un po' tarda e poi anche l'argomento magari non è di più esaltante, comunque ecco sapete, dobbiamo far fronte anche a rischi di questo tipo, no? Come l'alluvione del 2011, eccetera. Quindi messa in sicurezza, ecco, questo chiaramente sono interventi più infrastrutturali, ecco, che sono un po' appannaggio, diciamo, più della regione, anche dei comuni, ma insomma, sostanzialmente messa in sicurezza dei territori esposti a rischio idrogeologico, degli edifici strategici, delle aree a rischio. Poi c'è l'asse 6, che è un po' controverso, riguardo lo sviluppo urbano sostenibile. Cioè questo è un asse particolare che diciamo è un asse un po' trasversale, cioè nell'ambito di quest'asse si possono combinare una o più priorità di investimento complementari degli altri obiettivi tematici, però sono limitate solo ad alcune aree, cioè quelle urbane, poi c'è anche una. Allora,
si parla di soluzioni tecnologiche per il servizio appunto di government, che sono un po' quelli che avete visto prima, però nell'ambito diciamo di alcune aree urbane. C'è il discorso del sostegno al riposizionamento competitivo che abbiamo già visto, e poi ci sono gli interventi di mobilità sostenibile urbana, quindi finanziamenti sono delle flotte di trasporto sostenibili e sistemi di gestione del traffico oppure sistemi di pagamento interoperabili, quindi bigliettazione elettronica, infomobilità e quant'altro. Abbiamo poi interventi, diciamo, per potenziare il patrimonio pubblico e privato esistenti, di recupero di alloggi di proprietà dei comuni o gli ex IACP, quindi sostanzialmente si parla di social housing, servizi abitativi anche per categorie fragili. Questo è più di interesse, diciamo, del comune, insomma. E poi abbiamo invece interventi, diciamo, un po' sperimentali che riguardano strutture abitative e socio-sanitarie e misure di sostegno alle persone senza dimora nel percorso verso l'autonomia. Diciamo, c'è un discorso di edilizia abitativa, anche finalità sociale. Ecco, per questo asse, però qui mi aspetto anche delle novità da parte della regione, erano state individuate solo alcune aree, insomma, mentre in generale tutti gli altri assi, per tutti gli altri assi dell'intera regione elegibile, per questo invece solo, diciamo, le aree urbane. Allora, questo ve lo salto, scusa. Ecco, poi l'ultimo è la capacità amministrativa istituzionale, quindi questo è un buon aiuto che si vuol dare anche alle pubbliche amministrazioni per implementare i piani di miglioramento tecnico amministrativo, per potenziare le competenze delle amministrazioni impegnate ad attuare e gestire programmi cofinanziati, ecco, magari il corso Sant'Orso può essere uno di questi. E poi attivazione di modalità di reclutamento dedicate al rafforzamento tecnico delle strutture impegnate alla programmazione. Questo in una logica di, come dire, utilizzo di fonti di finanziamento diverse, che non possono più essere solo quelle, diciamo, statali o locali, ma che devono necessariamente prevedere anche delle risorse a livello comunitario o anche di tipo privato. Questo era un po' un excursus sul stato dell'arte del Port Fest. Nei prossimi giorni verranno fuori, penso, cioè, dal 18 in poi, ecco, delle indicazioni più precise, probabilmente anche in termini di bandi, di cofinanziamenti da parte della regione, che peraltro può essere contattato, insomma, anche con l'indirizzo mail per ulteriori indicazioni. Ecco, poi io volevo, a completamento del tutto, poi non so se ce lo può, lasciamo forse spazio se ci sono delle domande, volevo richiamare la vostra attenzione su, ecco qui ho preparato una piccola sintesi più aggiornata, che magari poi posso lasciarvi, ecco, se non voglio commentare un testo scritto perché è sempre un po' noioso, però c'è un documento di sintesi del POR così come è stato approvato dalla Commissione Europea il 17 agosto scorso, quindi invece di 324 pagine ve ne leggete 4, mi avete un po' il distillato, ecco. Allora, diciamo, ci sono degli obiettivi della strategia, che è un po' quello che vi dicevo all'inizio, cioè i macro temi, che poi sono la crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, no? Questo è un po' il mantra, poi si concretizza una serie di indicatori specifici. Si va poi a un testo della regione, così capiamo anche perché magari sono state fatte certe scelte, un po' possono essere discutibili o meno, però diciamo c'è una logica che parte a livello comunitario, poi si produce a livello locale. Ecco, quindi c'è un'analisi un po'
economica, che è sostanzialmente abbastanza positiva, fa un'analisi anche della crisi, no? Quindi manifatturiero, costruzioni, alberghi, ristoranti, comparto bancario e finanziario, invece. Ecco, poi c'è un po' un escurso su ricerca e innovazione, ecco, quindi diciamo, sono dati tutto sommato piuttosto positivi nel complesso, però ci sono ci sono luci ed ombre, no? Per esempio il rapporto tra spesa pubblica e privata per ricerca e sviluppo e il prodotto regionale è al di sotto della media italiana, per esempio. Però d'altra parte, per esempio, il numero di start-up innovative è molto alto, così come anche, diciamo, la classifica degli Atenei, ecco, quelli veneti figurano anche nelle prime posizioni. Cioè, quindi, diciamo, ci sono gli aspetti positivi e alcuni invece negativi. Poi, insomma, vedete, sono un po' l'analisi dei vari assi, no? Quindi c'è un po' un'analisi, per cui da lì si può anche comprendere perché magari siano state allocate più risorse su certi assi rispetto ad altri. Chiaramente è diverso in altre regioni, sia italiane che europee, no? E questo parte da una serie di analisi di questo tipo, che poi sono contenuti nel documentone, che se avete voglia, ecco, e tempo, vi leggete. Cioè. Ecco, quindi c'è un po' un'analisi un po' di tutti questi aspetti. Qui c'è la strategia di intervento che è delineata con gli assi li conoscete, e è un po' un documento che così ho preparato, che lascio un po' la vostra attenzione, come anche documento di riflessione, insomma, su, come dire, per capire un po' le scelte che sono state fatte, o anche per contestarle, perché no, possono esserci anche delle interpretazioni diverse. Quindi ci sono alcuni aspetti che caratterizzano la nostra realtà, e poi appunto delle traiettorie di sviluppo, insomma. Questo è diviso per assi, quindi spiega un po' che cosa si prefiggono i vari assi, ecco, per esempio si parla anche di imprenditorialità giovanile e femminile, qualità dell'ambiente. Ecco, è una descrizione un po' più elaborata, ecco, di quello che vi ho detto precedentemente. Io, ecco, ho concluso l'intervento, se c'è qualche domanda sono a disposizione.